Diego, allora è come quel giorno a Città del Messico? un pochettino, però ancora non possiamo alzare la coppa. Senti, il pubblico è impazzito, si sente campione d'Italia. Sì, ma dobbiamo ancora lottare come abbiamo lottato oggi con una Juve grandissima. Per quanto riguarda questo Napoli, merita ampiamente, avete avuto paura? No, in nessun momento, perché sapevamo che la Juve era forte e abbiamo giocato contro un squadrone. Perché tu hai avuto questo atteggiamento di placcato alla stampa, un campione come te? No, continuo. Ciao. Tutto a posto. Abbiamo fermato Bagna. Questo non possiamo fare. Anche il 6 aprile 1975 fu un sudamericano ad esultare. Juventus-Napoli era partita importante allora come lo è stata quella di oggi. Agli azzurri bastava non perdere al Comunale di Torino. José Altafini, dopo i gol di Causio e di Giuliano, beffò il Napoli all'88esimo e per i napoletani lo scudetto diventò una chimera. Per vederlo e toccarlo con mano, questa volta lo hanno costruito lungo 220 metri e largo 140. Il risultato di allora lo stesso di oggi, un 2-1 che rilancia gli azzurri con 5 punti di vantaggio in testa al campionato e che consente loro di sognare, e come. Questo Napoli, che pratica il migliore calcio e merita il primato, lo dimostra ampiamente contro una Juventus decisa a tirare lo sgambetto agli azzurri, perché anche se priva di Cabrini, Brio e Laudrup, affianca l'insidioso Buso a Serena e tenta la via della rete con tutti i mezzi e tutti gli uomini disponibili. Bianchi preferisce ancora il fluidificante Volpecina Bruscolotti e il guizzante Caffarelli alla Torre Carnevale, ma ordina ai suoi centrocampisti di tirare appena possibile e da ogni posizione. Si muove in maniera rapida il Napoli e la difesa juventina va in affanno. Le punizioni che ne conseguono sono precedute da lunghe disposizioni tattiche. Tacconi tiene d'occhio Maradona e dimentica che vicino Diego arrenica dal sinistro micidiale. La sua è un'autentica bomba che coglie di sorpresa il battuto portiere. Per farvi vedere come la palla gli passi tra le gambe, abbiamo rallentato il tiro visto da altre angolazioni. L'esultanza è legittima. Tacconi fa le boccacce e Fellaino sorride come un furetto. La reazione juventina è prevedibile, ma la difesa del Napoli, dove giganteggia Ferrario che tiene a bada Buso, fa buona guardia ed anzi con Renica propone i lunghi lanci che, se non riesce a sfruttare Caffarelli, è pronto a renderli pericolosi Giordano. Volpecina sulla fascia fa impazzire Mauro, anche se le sue conclusioni non fanno tremare Tacconi. Trema invece Marchesi, che a fronte di questi sistemi un po' violenti reagisce dalla panchina e invita i suoi giocatori ad essere meno intemperanti. Platini è seguito come un'ombra da De Napoli, tuttavia riesce a suggerire le cose migliori per Serena, non sempre proprio molto attento, mentre altre volte è più sfortunato che impreciso, quando, per esempio, il suo tiro in mezza girata lambisce il palo. Si va al riposo sull'1-0, la sconfitta di Milano appartiene al passato ed un lungo striscione lo ricorda. Vinceremo, conclude la scritta, mentre la Juve sembra intenzionata a disilludere i ragazzi della curva B. La partita diventa apertissima perché il Napoli risponde alla sua maniera e Platini ricorda a tutti che i suoi tiri piazzati sono la specialità che preferisce. Ma anche i cross millimetrici, che Serena intuisce e in perfetta sintonia, concretizza con una deviazione di testa che lascia di stucco il pur bravo Barella. E l'1-1 e il San Paolo ammutolisce. Si agita, si fa per dire, solo Bianchi, che richiama in panchina Caffarelli a beneficio di Carnevale, dando il via al valzer delle sostituzioni. L'ex udinese è ancora freddo quando Maradona lo invita al tuffo sul pallone. Lo è meno invece due minuti dopo, perché la palla, crossata da Dieghito, viene toccata di quel poco in scivolata che consente alla corrente romana di appoggiare di piatto destro in porta. Guardate che festa, e forse un gol che può significare scudetto al Napoli. Quando Pieri ha dato il fischio finale, cosa hai provato, cosa hai pensato e che cosa hai detto ai ragazzi negli spogliatoi alla fine? Ma non abbiamo detto niente, è stata una gara talmente
ripeto, stressante, tirata fino alla fine, che le energie per dire tante cose non avevamo. Poi piano piano, indubbiamente, si pensa già alla partita di domenica. Il nostro mestiere è questo, quello che è appena finito, non c'è più, c'è da ricordare solo gli errori. Si pensa anche alla Coppa Campioni, visto che Fellaini ti ha rinnovato il contratto? Ma ha rinnovato, sì, ci siamo messi d'accordo. Per me è un record, 3 anni in una società, solitamente cambio spesso. Ma Napoli ha vinto lo scudetto praticamente, Bagni? Ma no, ancora no, comunque vorrei dire una cosa, sono qua e ho questa opportunità, la devo al mister, questo è ovvio, ma l'ho già detto tante volte, però vorrei sempre ripetere, perché se ho questa opportunità di essere davanti in classifica e giocare su questi livelli è merito del mister. Bel riconoscimento, Marchesi. Io credo invece che sia tutta opera sua, perché era già così da quando lo conoscevo, i primi tempi che giocava ancora nel Carpi. Comunque la partita è stata molto tirata, tutte e due le squadre potevano vincere, il campo ha premiato il Napoli e questo dimostra che durante tutto l'anno anche hanno lavorato molto bene e credo che ormai a questo punto non ci sia più niente da fare. Allora Romano, questo che cos'è? Il ghiaccio per lo champagne, non è per la ferita? No, questa purtroppo è, cioè, ne è valsa la pena, perché è stato dopo il gol, è stato De Napoli, ma involontariamente nel gruppo, così quando eravamo a terra. Come Patrizio Oliva? Sì, però lui ne prendeva tanti di cazzotti, comunque quando si fanno queste vittorie. Senti, il colore è lo scudetto, visto che il tuo 2-1 alla fine Romano dalla Serie B non ha segnato Maradona, ma ha segnato Romano e Reinica. Vuol dire che la forza del Napoli è il collettivo e l'ha dimostrato anche oggi. Diego non ha fatto gol, però è sempre presente, è sempre una minaccia e apre tante strade e noi ne approfittiamo. Presidente, qui bisogna, non dico festeggiare, ma bisogna dire un po' le cose come stanno. Ma il Napoli è campione d'Italia o no? Ma il camminato è lungo e difficile. Ci sono 6 partite, quindi è tutto da giocare ancora. Tutto da giocare. Spareggio Salvezza-Empoli? No. Domenica l'Empoli è una partita difficilissima, speriamo di essere concentrati nella domenica prossima. Dicono che il Napoli non ha vinto ancora lo scudetto perché mancano 6 partite, tu che dici invece? Ma è quello che dicono loro, chi sono davanti, chi è dietro invece dirà che l'hanno vinto loro. Ci sono le solite cose che si dicono tutti gli anni. Vanno più forte il Napoli o vanno piano le altre? Non lo so, noi abbiamo fatto, può darsi, le migliori partite di queste ultime 3 mesi, penso che meritavamo molto di più, soltanto ti dico che non abbiamo fatto un gol di più di loro e abbiamo perso. Ma va forte il Napoli, perché la classifica rispetta veramente l'andata delle cose. Senti, non segni da 2000 minuti. Perché me ne frega, sai che in 5 anni ho fatto 15 gol di media e piangiamo anche, allora. Allora, numero 6 bianconero, Scirea nelle mani di Reinica. Fare un gol alla Juventus tutti i giorni, quindi per me c'è questa grande soddisfazione e una grande gioia di vivere insieme ai miei compagni, anche perché abbiamo vinto. Senti, questa maglietta adesso dove la metterai? La metterò nella mia stanza, perché finalmente sono riuscito ad avere la maglietta di Scirea, che è un mio grande idolo. Garellic esce elegantissimo, lo sai, hai una gran soirée, mi pare. Purtroppo il resto che non posso cambiare. No, vai benissimo così, ma mi dai il nome del sarto perché mi piace. Ma il tuo cappello, a proposito, te l'hanno sequestrato a Pecosville. Sì, ciao.